Roma, 13 luglio 1978, anniversario terza apparizione a Fatima, la vostra pubblica missione. Figli miei prediletti, siete qui con me raccolti in un cenacolo di preghiera e di amore. Vi ho chiamati da tante parti del mondo e voi siete venuti. Ora state facendo i vostri esercizi spirituali, perché durante questi giorni io vi possa formare e preparare a quanto vi attende. Tutto quello che da tempo vi ho predetto ormai sta per avverarsi. Per questo il disegno che io ho su ciascuno di voi deve essere al più presto compiuto. Voi vi siete consacrati al cuore immacolato della vostra Mamma Celeste. Partecipate così al mio stesso disegno, che è quello di sconfiggere Satana, primo artefice del peccato e di tutto il male che si è diffuso nel mondo. Camminate con me e allora voi stessi sarete nel mondo luce immacolata che vincerà la tenebra del male e del peccato. È per questo che vi ho chiamati tutti ad entrare nell'intimo del mio cuore per operare in voi questa vera trasformazione. Siete anche qui nella città dove vive, soffre e sta immolandosi il vicario di Gesù, il mio primo figlio prediletto, il Papa. Vi ho voluto accanto a lui per aiutarlo ormai nell'ultimo e più doloroso tratto del suo cammino. In voi e per mezzo di voi sono io stessa presente sotto la croce, su cui il Santo Padre sta vivendo le ore della sua agonia. È per questo che il cuore immacolato della vostra Mamma Celeste nel cenacolo vi ha sempre orientati con la preghiera e con l'amore verso la sua candida persona. Davanti a voi c'è sempre mio figlio Gesù che vi guarda con particolare predilezione. È Gesù presente sotto la candida apparenza del pane nell'Eucaristia. Il vostro è stato un vero cenacolo eucaristico. A Gesù, nell'Eucaristia, si è orientata la vostra preghiera, il vostro amore, la vostra vita. Siete chiamati a diventare sempre di più gli apostoli e i nuovi martiri di Gesù presente nell'Eucaristia. Per questo deve aumentare la vostra riparazione, la vostra adorazione, la vostra vita di pietà. Il cuore eucaristico di Gesù farà cose grandi in ciascuno di voi. Siate docili, è ciò che più mi piace e che a voi costa di più. Siate docili, è ciò che spesso non riuscite ad essere e la vostra Mamma Celeste si rattrista quando a tanta buona volontà corrisponde in pratica poca docilità. Vi ho scelti per un disegno che comprenderete pienamente più avanti. Come per gli Apostoli, il Cenacolo ha preceduto la pienezza della loro missione fino al martirio. Così sarà per voi. I tempi della vostra pubblica missione sono ormai arrivati. Radunate i miei figli prediletti, crescete assieme con me nella vita che ho tracciato per voi. È l'ora della vostra testimonianza. Nel cuore immacolato della vostra Mamma Celeste, andate ormai in ogni parte del mondo a compiere la missione che mio figlio Gesù ha affidato a ciascuno di voi.